sono qui con Silvia Marchionini, ci troviamo al nuovo campo del Sant'Anna, anzi all'inaugurazione, all'apertura del nuovo campo del Sant'Anna, e gli chiediamo sempre questa cosa, se questo campo può essere visto come un punto di vista positivo, visto che capita in un momento particolare, cioè alla scadenza del suo mandato, per la politica di noi giovani, per il futuro diciamo. Erano tanti anni che a Sant'Anna si richiedeva il campo. Noi ci siamo messi all'opera, per cui abbiamo reperito circa 30.000 euro necessari, così da poter disporre anche di un impianto accettabile per i tanti bambini e ragazzi che frequentano questo quartiere, che è densamente popolato. In più qui ci sono anche volontari, pensionati, nonni civici, allenatori che si danno molto da fare, e tutti penso siamo concordi nel fatto che lo sport è anche un modo per far stare insieme i bambini, i ragazzi, e quindi una prospettiva anche di futuro che parla sicuramente di fiducia, di stare insieme, di amicizia, di divertimento, cose normali che però per questi tempi sembrano un pochino messe da parte da altri elementi. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità e torniamo alla bellissima giornata di oggi. Grazie a voi. Solo qualche breve ringraziamento. Intanto il primo ai ragazzi e alle ragazze che hanno tolto la neve dal campo stamattina, in modo che oggi potessimo tutti essere qui e godere del nuovo campo. Il secondo va agli allenatori e a Volpe Antonio in particolar modo e all'associazione di Sant'Anna, che in questi anni ha mantenuto frequentato e vivo questo campo, che a mia memoria io ho sempre visto come un campo di patate, con della gran terra dove se cadevi ti facevi anche male, per cui voglio esprimere il ringraziamento come amministrazione ad Antonio, ma anche a tutte le persone che fanno parte della situazione di Sant'Anna, perché lo dico a chi è più giovane, il lavoro che loro fanno volontaristico naturalmente è un lavoro prezioso e importante per ogni quartiere, cioè persone che si danno da fare, si rendono disponibili per gli altri, in questo caso per i più piccoli, che così fanno attività sportiva, imparano a vincere e a perdere e a stare bene insieme. Questi sono elementi che oggi sono importanti e lo saranno sempre di più nel futuro, per cui a questi anni di attività che Antonio e tutti gli altri di Sant'Anna hanno svolto, noi esprimiamo un sincero riconoscimento e anche una vicinanza. Ai nonni del parco. E anche naturalmente vedo vicino le altre persone che forse perché sono anche in pensione, avendo raggiunto ecco questo importante traguardo, si rendono disponibili. Non è una cosa scontata e quindi grazie per quanto fate ogni giorno. L'ufficio tecnico del comune, non so se è presente qualcuno, c'è sicuramente la signora Bernardinello, ha realizzato in tempi rapidi il campo, la società si chiama l'azienda Lucon di Arona, circa 30.000 euro di investimento. Forse era qualche anno, lo dico ai consiglieri che erano presenti anche i precedenti mandati, che se ne parlava. Per cui siamo contenti di consegnare a tutti voi la possibilità di giocare qui e quindi vivere anche dei momenti di amicizia e magari fare anche una bella carriera in ambito calcistico, soprattutto per divertirvi. Il discorso del ringraziamento ai tre nonni del parco che ci aiutano sempre e tengono sempre pulito, qualche volontario che ogni tanto si fa vivo e tutti i nostri ragazzi che comunque si impegnano, finalmente hanno un campo come si deve e speriamo che ne arrivino altri come qualche anno fa che ce n'erano tanti. Okay. Bene, grazie. Allora, con i bambini possiamo tagliare, quindi siamo pronti a iniziare, anche i nonni. Nonni. Tutti qui davanti. Dai, vieni, uno di voi, dai.
uno di voi che se non vuoi perché è andato via, no? Fate girare signor Volpe. Qui davanti, qui davanti. Sì, ma il caffè. Evviva!